Un minuscolo pacemaker ha creato un legame virtuale tra le due città siciliane di Ragusa e Palermo, rendendole per un giorno eccezionalmente vicine. Presso gli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Civico di Palermo sono stati eseguiti con successo i primi impianti di un innovativo pacemaker senza fini, totalmente intracardiaco e più piccolo di una batteria ministilo. La divisione di cardiologia clinica e di elettrofisiologia di Ragusa, diretta dal dottor Antonino Nicosi, e l'unità dipartimentale di elettrofisiologia di Palermo, diretta dal dottor Giuseppe Sgarito, sono tra i primi centri in Europa e i primi in assoluto in Sicilia a fare uso di questa tecnologia applicata a 4 pazienti che necessitavano di stimolazione cardiaca. Il pacemaker, denominato Aveir VR, è indicato per il trattamento di pazienti con bradi e aritmie cardiache, differentemente dai pacemaker tradizionali che vengono impiantati in una tasca sottocutanea pettorale e trasmettono gli impulsi al cuore attraverso dei fili detti elettrocateteri. Questo pacemaker è un dispositivo totalmente intracardiaco, del peso di pochissimi grammi, 2,4, e volume di 1 cc, che viene introdotto attraverso la vena femorale fissato direttamente all'interno del ventriloco destro. Il nuovo dispositivo, usato oggi per la prima volta in Sicilia, è dotato di una batteria che supera i 10 anni di durata, un design e un sistema di fissaggio che consentono all'esaurimento della stessa di estrarlo e sostituirlo con un nuovo dispositivo. La terapia con pacemaker, dichiara il direttore dottor Antonino Nicosi, è una terapia consolidata nata alla fine degli anni 50 e che al giorno d'oggi in Italia viene utilizzata in circa 80.000 pazienti ogni anno. L'introduzione della tecnologia di pacemaker senza fini, detta leadless, ha dato realmente inizio in questo campo ad una nuova era che vede Ragusa all'avanguardia in Europa e ci consentirà di trattare pazienti selezionati con una soluzione estremamente innovativa, particolarmente adatta ai più giovani vista la longevità della batteria. I due dispositivi potranno comunicare tra loro autonomamente, spiega il dottor Sgarito, per gestire adeguatamente il ritmo del paziente con una modalità rivoluzionaria rispetto a quanto disponibile fino ad ora. Saremo quindi in grado di personalizzare la terapia adeguandola alle necessità cliniche del paziente. L'attività di aritmologia ed elettrofisiologia condotta dal team di Ragusa, composto da Giuseppe Campisi, Giulia Rapisarde e da una squadra tecnico-infermieristica altamente specializzata e qualificata, coordinati dal dottor Nicosia, rappresenta un fiore all'occhiello della nostra azienda, plaude il commissario straordinario dell'ASP di Ragusa, dottor Fabrizio Russo, perché concilia le necessità assistenziali con la ricerca clinica e la continua innovazione tecnologica indispensabili per garantire la formazione e la crescita di centri di riferimento regionale e l'adeguata assistenza in rete della patologia aritmologica.